Pubblico delle meraviglie di Art Parade. Art Parade è il porto tranquillo ove approdare, perché l'arte evita il naufragare tra i flutti della vita. E qui con noi di arte ne trovate in quantità e naturalmente in qualità. E allora, nel cedere la parola alla Beniamina dei Cibernauti, la Beniamina del Web, Olga del Volga, diamo il via alla penultima puntata degli ottavi di finale della gara di chi impara. E lo facciamo con una scenografia, guardate, un po' ipnotica, per catturarvi, incantarvi, meravigliarvi, affascinarvi. E non tediarvi. Proprio, per certo. Per cui iniziamo col ricordare autori e opere che hanno messo a dura prova il giudizio dei nostri videospettatori nella precedente puntata. Come ricorderete, la competizione vedeva al numero uno la mia proposta, il capolavoro indiscutibile del maestro Giovanni Segantini, ovvero Ave Maria Trasbordo, un'opera di perfezione assoluta. E al numero 2, con Boogie Woogie di Renato Guttuso, avete potuto ammirare il brio, la vitalità e l'energia giovanile, con tutte le varianti legate proprio a un'età in divenire di una generazione figlia dell'ultimo dopoguerra e interprete prima del boom economico. Ma vogliamo dipanare l'arcano e annunciare il nome del vincitore? Che ne dici? Ci vuole però un bel rulletto. Mi dà la carica adatta ad affrontare il verdetto. Ma come parli in punta di forchetta? Sei andato a scuola di dizione da qualche snob aristocratico? Per nulla. Qualche approfondimento della fonetica, bella mia, ti farebbe proprio bene. In tal modo non ti verrebbe più in mente di tacciarmi come hai appena fatto. Ho pronunciato perfettamente gli accenti come regola impone. Che pesantezza. Andiamo di rulletto e attendiamo il verdetto. Che contentezza, che esaltazione, ho vinto ancora e sprigiono scintille d'euforia. Il tuo ballo anni 50 ha ceduto alle mie pecorelle per nulla smarrite. I buoni sentimenti, semplici e sani, hanno avuto la meglio sulla gioventù bruciata, annoiata e dedita ai bagordi. Mai come oggi ti meriti un soave meo marameo. E voi, fedeli sostenitori di Art Parade, mi avete davvero resa felice e traboccante di contentezza, scelgo l'uovo odierno, confidando come sempre nella buona sorte. Reciterò stavolta una formula magica. Ovetto in gondoletta, guardate. Ambarabacci ciccocò, tre civette sul comò, questo ovetto a chi lo do? A chi lo dai? Non lo do a nessuno, perché lo tengo io e lo apro e vi annuncio, attenzione, che il mio protetto, quello che dovrete votare con il numero uno, è Théodore Chassériot con le due sorelle. Sorelle che a un primo sguardo fuggevole sembrano gemelle. Stessa pettinatura, stesso abito, stesso gioiello al collo, assai somiglianti tra loro, ma ad un'analisi più accurata l'opera incantevole svela indizi rivelatori. L'anello che una possiede mentre l'altra ne è sprovvista, il fiore alla cinta della prima negato alla seconda, la differente altezza. In realtà le due apparenti gemelle sono semplicemente sorelle, le sorelle di Théodore. Sorelle di buona famiglia, basta soffermarsi sull'eleganza del vestito, dello scialle, sulla raffinatezza della tappezzeria verde alle pareti e sul prezioso ombrellino parasole in primo piano. Chassériot ha affermato un momento di intimità familiare, dando prova del suo talento pittorico. Un talento che mira a far centro dalla prima occhiata per poi indurre lo spettatore alla osservazione minuziosa di ogni dettaglio.
e con questo ti lancio la sfida. E io la colgo, guarda, come un duello. Lancia, ma non può continuamente piovere, vero? Perché prima o poi giungerà il bel tempo anche per me, è ovvio. Vediamo. Comincerò ad allenare le mie corde vocali feline. Quante uova abbiamo ancora? Tre. Allora, urge una conta, come hai fatto tu, perché io non voglio rimanere certo indietro. Beh, è ovvio. Ne reciterò una che mi riporta a quando ero un bimbo. Pronti? Boom! Pimpiripetta nuse, pimpiripetta pan. Eccolo qua, l'ovetto. Non c'è trucco e non c'è inganno, però provo un po' d'affanno. Apro delicatamente. Vediamo un po'. Wow, gentile pubblico, vi porto indietro nel tempo, nel 400, con un capolavoro top del top, e con il numero 2 vi invito caldamente a votare il mio candidato, il fiammingo Jan van Eyck, con la Madonna del cancelliere Rolin. In realtà, amici miei, ci troviamo davanti a un quadro nel quadro, una scena di Terni e un'altra all'aria aperta. L'interno ci offre un ambiente architettonicamente mirabolante. Guardate il pavimento in marmi colorati, dipinto lungo perfette vie di fuga, in un periodo ove la prospettiva era agli albori. Oppure guardate gli incredibili capitelli decorati come miniature. Quattro figure occupano il primo piano dell'opera. Il donatore, ovvero il cancelliere Rolin, inginocchiato in preghiera con le mani giunte. Di fronte a lui, la Madonna avvolta in un ricco e decorato manto carminio dalle mille pieghe tendenti al metallico. Il bimbo benedicente che regge la croce della futura morte, la premonizione della morte, e un angioletto volante con una imponente corona regale che a breve andrà a incoronare il capo di Maria. E poi abbiamo la scena all'aperto, una scena che volge l'infinito e che è ammirata da due figure a noi ignote. Il panorama è talmente fitto di dettagli da confonderci. Dovremmo mirare l'opera centimetro per centimetro per poi riuscire a cogliere tutto ciò che il pennello di Van Eyck ha tracciato con tanta perfezione. Che dire, a quei tempi i fiamminghi avevano davvero una marcia in più. Ma quanto abbiamo chiacchierato! Due vecchie zabette! Vecchia te! So che entrambi vogliamo vincere, ma dobbiamo stringere. Bene, facciamolo immediatamente e mandiamo un invito al pubblico di Heart Parade. Amici, votate. E votate uno, Theodore Chassériot e il suo due sorelle, quelle apparentemente gemelle. Votate invece due per il mago del pennello, per Jan van Eyck e per la Madonna del cancelliere Rolin, l'opera dagli infiniti dettagli. Terminiamo qui? Non hai perle da divulgare oggi? Ne ho una sulla pazienza, quella che a volte mi fai perdere. Occorre molta pazienza per impararla. Ma come dicono nel piacentino domestico, anche a me, perché ne ho una pure io, però è dedicata la mia alla calma. Calma la mente e l'anima parlerà. E con calma vi rinnoviamo l'invito. Ma votate. E con noi sempre restate, con le streghe o con le fate. E per votare, vogliamo ripeterlo? Basta guardare in su e ne saprete un po' di più. E allora, pubblico amato, guardate, votate, divulgate i link che trovate in rete un po' ovunque di Heart Parade, la fiction Cultural Light. Divulgatele agli amici, parenti serpenti, conoscenti, adulti, adolescenti, scafati ed esordienti. Ma come te le inventi? Abbracciamo allora dai il pubblico di Heart Parade con un abbraccio virtuale, ma naturalmente mai banale, ma con tanta voglia di darvelo questo abbraccio reale e... Baci. E ai baci alleghiamo il valore aggiunto che gli altri non vi danno. Un meo meo marame.